ha ebbe inizio nel lontano 1559, quando in pieno periodo carnevalesco l'illustre cardinale di Urbino, Giulio della Rovere, fratello dell'ancor più noto duca Guidobaldo II, decise di onorare l'amata città di Fossombrone e i suoi abitanti organizzando un torneo cavalleresco fra i più nobili dei suoi cortigiani. Il cardinale non fece risparmio di glorie per i magnifici cavalieri e per dare lustro alla comunità organizzò banchetti e feste in numerosi palazzi. Queste notizie riportate nei diari del buffone di corte sono state sufficienti per ridare vita dopo secoli al trionfo del carnevale. Dal 6 all'8 di maggio a Fossombrone si tornerà nuovamente indietro nel tempo. Sì, per il terzo anno consecutivo la Proloco Forum Semproni, in collaborazione con il comune di Fossombrone, è riuscita di nuovo a riorganizzare questa festa che ci fa tornare indietro di tanti anni con il cardinale Giulio della Rovere, suo fratello il duca e tutti gli splendidi popolani che saranno quest'anno record assoluto, più di 1000 figuranti in costume. E l'entusiasmo immagino non manca mai. Quest'anno c'è stato un entusiasmo fuori dal comune. I 12 quartieri, borghi, ville, castelli si daranno battaglia in queste tre giornate, sia suon di giochi storici che anche con la preparazione delle splendide locande, tutte in tema rinascimentale, con i piatti ovviamente ricreati ad arte. Non mancheranno gli spettacoli in ogni angolo della città e le sfide fra i 12 rioni che si avvicenderanno tra prove di equilibrio sulle botti e corsa per difiato fino al tiro alla fune, in cui energici rappresentanti sia maschili che femminili daranno anima e cuore per portare alla vittoria i propri colori. Poi all'imbrunire verranno aperte le porte delle 12 locande dove centinaia di visitatori e contradaioli potranno gustare piatti e bevande tipici del Rinascimento. Quest'anno i giochi saranno eseguiti in un'arena a cielo aperto, il cosiddetto Campaccio, un luogo storico della città, dove ci saranno anche delle tribune per far stare più di 2000 persone. Ovviamente il tutto serve per vedere i quartieri che si danno battaglia in 5 giochi storici, sono delle battaglie molto agguerrite. E poi non dimentichiamo i tanti abiti delle sfilate, il bellissimo mercato storico che abbiamo lungo il corso di Fossombrone, numerosi artisti di strada che allieteranno nei tre giorni di festa, insomma, tutto il centro storico, tutte le tre vie, ovviamente rigorosamente addobbate. Avremo anche un'area per bambini sentitissima e piaciutissima da tante famiglie, quindi vi invitiamo anche a venire con le vostre famiglie. Il tutto comunque sia nei tre giorni di festa, come abbiamo detto, e quindi noi vi aspettiamo a Fossombrone il 6, il 7 e l'8 maggio per il trionfo del carnevale.